Perfetto, perfetto ragazzi. Allora, ecco qui Diablotex, il vostro Diablotex qui pronto per continuare questa fantastica e veramente emozionante avventura su Ni no Kuni 2. Quindi ora è il momento di parlare con Roland qui, vediamo un po' cosa vuole dirci. Ma sì, dai, raduna e parliamo, così si va avanti qui Yes. con questa fantastica serie. Oh. Vediamo un po', perché sono veramente curioso di come prosegue qui, eh. Sono veramente curioso, ragazzi. それじゃあ始めるぞ。議題はこの国が掲げるべき旗について。エヴァンが言う通り、この国は争いのない国を目指す。そのために我々がすべきことを明確にしておきたい。我が国はすべての主要国家と同盟を結び、世界を一つにつないでいくことを目標とする。これをブラハバンの約定と呼ぶ。契約に必要な書類もこちらで準備しておいた。それが我が国の旗。決まりだね。パウンドの時みたいにハムナルが邪魔してくるかもしれないよね。まあ、その可能性は高いだろうな。だが、それでも俺たちは一つ一つの国を訪れて国王を説得し、約定を取り付けていく。本気で言ってるのか？不可能だ。なんだと？二の国を統一するという最終目標に異論はない。大国を目指すんならそんくらいでかい旗であるべきだ。だがな、争いもなく平和に話し合いだけで全ての国と同盟を約定するなど無理に決まってる。無理じゃない。二の国の戦いの歴史も知らないよそ者が何夢物語をのたまっている。この際よそ者かどうかは関係ない。待って、僕はできるかどうかは分からないけど、何？みんなと出会って思えるようになった。あると約束したからじゃなく、僕自身の思いなんだ。二の国すべての人が笑い合える国を作りたいって。だからダメかもしれないけど、やってみたいんだ。エヴァ、すべての国に約定を結ばせて一つにするなんて大変なことだと思う。不可能に近いのかもしれない。挑戦しなければ実現することもない。僕は可能性が低くても挑戦してみたい。みんなやってみようよ。仕方ねえな。国王様がそう言うなら従うまでだ。ほんならまずはゴールドパウンドからやな。私たち、ロクメギに恨まれてなきゃいいけど。じゃあみんな、ブラハバンの約定を取り付ける新しい旅の準備をしよう。おう！
Ok, ok ragazzi, missione aggiornata, ora bisogna vedere cosa bisognerà fare. Sì, vabbè, andiamo in questa direzione con la speranza che adesso sapremo veramente come continuare. Allora, vediamo un attimino qui sulla mappa principale. Il problema è che qui c'è solo una missione secondaria, quindi no, ci siamo già, quindi va bene così. Perfetto, usciamo magari dal villaggio. Usciamo fuori dal villaggio, ragazzi, e vediamo il da farsi. Allora, sì, purtroppo qui non c'è una destinazione. Vediamo un attimino. Allora, covo delle vipere, giustamente. Allora, vediamo un attimino, eh. Datemi. Ok, forse bisogna andare lì. Sì. Bisogna sicuramente tornare lì, ragazzi. Quindi facciamo in questo modo. Perfetto. Perfetto. Il gioco è veramente bello. Il gioco è veramente bello, ragazzi. Non mi stancherò mai di dirlo. Allora, sì, entriamo. Entriamo qui nel villaggio, ma perché non posso usare più il mio re? Io non voglio usare Roland, anche se come personaggio mi piace, non lo metto in dubbio. Ah, ecco. Perfetto, andiamo alla nostra missione principale. Sì, perfetto, possiamo proseguire, quindi. E vediamo un po' il da farsi anche qui. Ci sarà un po' da camminare, quindi mettetevi veramente comodi, non c'è fretta. Allora, sì, andiamo. Comunque lo consiglio a tutti questo titolo, per gli amanti del genere, ragazzi, dovete averlo e basta, dovete averlo senza dubbi, compratelo, così magari ci faranno forse anche un terzo capitolo, magari. Io amo i level 5, quindi immaginate come sono contento di giocare Ni No Kuni 2. Allora, vai, siamo quasi arrivati, Neanche ti chiedo più il permesso, io entro e basta, ciccio. Ecco, perfetto. Vai, andiamo a parlare con Tartufone qui. Lo chiamo Tartufone. Ok, vediamo un attimino cosa vuole. Vabbè, ora dobbiamo rimediare a tutti i tuoi errori, Tartufo. Tartufo, ecco. No. Un trattato di alleanza, fantastico. Vai, stipuliamo questo trattato, ragazzi. Stipuliamolo alla grande.
はい。あ。Ok, vediamo un po'. Bisognerà parlare ancora, sicuramente. Sicuramente. Ore yori, yakujou o musubu koto no zeihi o okagai suru. Tsu ga dereba yakujou o musubu. Ottima scelta, vai. Finalmente qualcosa di buono, ecco. Sta facendo qualcosa di buono, ragazzi. Sta facendo qualcosa di buono. Proseguiamo, si prosegue, almeno sta facendo qualcosina di buono, va bene così, insomma. Allora, andiamo. Firmiamo questo trattato, diciamo, no? E vediamo come va. Cominciamo, cominciamo, vai. Eccolo qui il trattato, ragazzi. È tutto reale, è tutto reale. Ed eccoci qui, trattato firmato, ragazzi. Super firmato. Quindi come devo fare? Come devo fare? Perfetto, perfetto, vai, ora inizia veramente a piacermi ancora di più questo gioco, e sì, inizia a piacermi ancora di più. Sì, riusciremo a fare tutto, non vi preoccupate. Un re riuscirà a fare tutto, ragazzi, e riuscirò a fare tutto. È certo, è una promessa.
無事にゴールドパウンドとの同盟締結を果たした彼らは次なる国シーラザラカンを目指すのであった。ブラハバンの約定かすごいものを考えついたね。ローランがいたからこそできたんだよ。メルドラさんにもいっぱいお世話になったな。それとゴールドパウンドと約定を結べたのはエヴァンが信頼を勝ち取った成果だね。信頼か。ところでエヴァンには好きな子はいる？ん？いきなりどうしたの？ちょっとした雑談かな。僕はこの国のみんなのことが好きだよ。そう、信頼だったり恋愛感情だったり気持ちを託せる人がいるのは素晴らしいことだ。このことをどうか覚えておいてね。じゃあね、エヴァン。あ、うん。またね。Perfetto, andiamo ancora avanti perché tanto il gameplay vuoi salvare i progressi, no? Li salveremo più avanti. Ottimo così. Trofeo sbloccato, perché a me piace sbloccare trofei, ragazzi. シーラザラカ、ドラランナーリ、第五章、女王の夢。よし。Perfetto ragazzi, siamo arrivati al capitolo 5. Già capitolo 5, Maremma. Cioè, capitolo 5. Corrono qui i capitoli. Purtroppo si va avanti in maniera troppo veloce. Eh sì, i giochi belli purtroppo sono così. Allora, vediamo un attimino. Devo vedere un attimo una cosa, Il foglia libro, 2 secondi. Ah, vabbè, sono delle cose da vedere qui. Vabbè, poi le vedrò io in separata sede, ragazzi. Andiamo avanti. Andiamo avanti perché qui ora bisogna veramente fare altre cose. Non è che posso chiudere il gameplay qui. Non posso chiuderlo così il gameplay, dai. Secondo voi posso chiudere un gameplay così, ragazzi? Ma non posso, no. Ma non posso, ma anche no. Ecco. Allora, vediamo un attimino. Ok, la nostra... Ma se io voglio cambiare, no? Ok. Perfetto, il leader deve essere lui e basta. Allora, vediamo un po' da che parte proseguire, giustamente, perché mi serve... Ah, ecco, dobbiamo arrivare fin lì, quindi io mi sposto qui e poi faremo qualche passettino a piedi, va bene? Io mi sposto fin lì e poi a piedi si andrà avanti. Allora,
Eccoci qui, ecco forse la destinazione, anche se io qui avanti ci sono già andato perché ho esplorato, ho fatto, però non c'erano missioni da fare, infatti ho già aperto i forzieri perché io quando livello, ogni volta che livello mi espando, vado qui, vado di là, vabbè, insomma ci siamo capiti. Allora, quindi per me questa zona non è nuova perché mentre livellavo, io qui ci sono già bello che è stato e infatti... Vediamo un pochettino qui cosa succede ora. Comunque il gioco è veramente ben fatto, veramente... Ragazzi. Siamo arrivati. Speriamo che qualcuno ci dia una mano, altrimenti la vedo un po' complessa la situazione. Ok. Vediamo un po' la mappa come qui. Ok, c'è solo la missione principale per il momento, quindi va bene così, insomma. Ok, andiamo. Ah, sono un po' in difficoltà, dovrò aiutarli sicuramente. Perfetto. Non credo che stiano molto bene, comunque. Oh. Ok, faremo attenzione, te lo prometto. Vediamo un attimino qui. No, lì è per dormire. Vediamo un po' qui cosa vendono. Vediamo qui cosa vendono di buono. Compriamo. Non so se compriamo. Vabbè, dai. Qualche pozione la compriamo. Dai, voglio essere buono. Vai. Eccoci qui. Vai, compriamo anche questo. Giusto per farlo incassare un po', dai. Sta lavorando, ragazzi, è giusto aiutarlo. La vedo una cosa molto giusta, aiutarlo, ecco. Qui cosa c'è? Ok. Allora, dove bisogna andare? Dove bisogna andare, ragazzi? Ora qui. Allora, vediamo un attimino qui la mappa. Un attimo solo, eh. Ah, ok. Dobbiamo uscire da qui e andare in quella grotta. Speriamo che vada tutto al meglio. Speriamo che vada tutto al meglio, ragazzi. Eh sì. Io li aiuto volentieri. Speriamo di riuscire in questa impresa, perché comunque non sarà un compito facile, secondo me. Poi, allora, vediamo un po', eh. Dov'è? Allora, noi siamo esattamente qui e bisogna andare da quella parte, quindi... Ok. Credo che dobbiamo risalire da questa parte per poi intraprendere questa strada qui. Vediamo un attimino.
bisogna sicuramente andare qui giù. È il bello che io qui giù ci sono stato a livellare, ma come ci si andava? Qui devo vedere un attimino, devo un attimo rivedere un po' le cose, come si andava qui giù. Ecco, si andava da qui allora, sì, forse si andava da qui, si faceva il giro. Credo, non ricordo benissimo, vedete? Il forziere è aperto appunto perché io qui sono già stato a livellare. Ve l'ho dimostrato, vedete un altro forziere aperto? Ragazzi, non è che io vi dico stupidaggini, insomma, ci sono stato a livellare. Mi sono imbattuto in questa zona. Magari tra poco uno scontro lo faremo, giusto così per rendere un po' il gameplay un po' frenetico, diciamo, ecco. Ecco, abbattiamo magari questo qui avanti, va. E magari anche quel boss lì circondato di viola per vedere un po' sempre se riuscirò a batterlo, perché non so sinceramente di che livello è. Non so di che livello è, ragazzi, quindi... Maremma, questo qui colpisce in maniera molto... devo livellare. Ok, vai. Tranquillo, non puoi farcela contro di me. Roland sale di livello. Ok, va benissimo. Va più che bene. Va più che bene se Roland sale di livello. Vai, vittoria, possiamo andare. Perfetto, da che parte si può proseguire? Credo di qui, però vediamo un attimino, vediamo se riusciamo ad abbattere questo boss, eh? Vediamo di che livello è. Livello 30, no, per adesso sto fermo, ragazzi. Lo farò più avanti, perché qui comunque questi boss qui danno qualche problemino, eh. Danno qualche problemino, ecco qui la grotta, ragazzi. Qui è la prima volta che ci entro, non ci sono mai entrato qui dentro, anche se avevo visto già questa grotta, però non ci sono mai stato. Perfetto, vediamo un po' com'è qui. Ah, ecco, vabbè, semplice, semplice, vai, possiamo... Vediamo un attimino, vai, ripristino un po' di vita, magari. No, non salviamo la partita, non la salviamo. Vai, faremo la nostra battaglia, faremo la nostra battaglia. Perfetto, bisogna dare un'occhiata? Diamo un'occhiata, non c'è problema. Diamo un'occhiata, ragazzi. Se dobbiamo dare un'occhiata, diamola, non c'è problema. Ok, ora bisogna stare attenti. Maremma, cosa ti racconto a questo? Cosa gli racconto, ragazzi? Cosa ti racconto ora? Di che livello è? Di che livello sarà? Di che livello sarà, ragazzi, questo? Speriamo bene. Ragazzi, scusate. Di che livello sarà? 30. Vabbè, forse si può fare, Forse si può abbattere. Ma sì che si può abbattere, ragazzi. Sono livellato bene. Sono livellato più che bene, dai. Sono super livellato, diciamo. Dai, va bene così. Ottimo, aumento di livello. Livello 43, giustamente. Ho ottenuto abbastanza punti esperienza, vai.
Ah, io li salvo. Loro ringraziano velocemente e se ne vanno subito. Fantastico. È certo che torniamo anche noi lì. Cosa dobbiamo fare qui, scusate? Loro tornano lì e noi siamo qui. E non è giusto. E non è affatto giusto, ragazzi. Ok, andiamo. E io livello sempre un po' di più, ragazzi. Perché non si può mai sapere cosa può succedere. Quindi io livello sempre quel... Livello sempre, ragazzi. Poi anche se boss dureranno di meno, non fa nulla. L'importante è abbatterli. Vabbè, voglio fare una piccola prova, scusatemi un attimino, ragazzi, voglio tentare una cosa. Affrontiamo questo boss qui di livello 30, vai, per rendere il gameplay un pochettino, è di livello 30 e qui bisogna stare attenti, vai, io ci provo, spero di batterlo. Magari è più complesso questo che l'altro boss, non ho ben capito perché, vabbè, però purtroppo è così, ragazzi, è più complesso questo. Ma un po' di energia, come posso ripristinarla? Ah, ecco. In battaglia non posso portarne più di 10, questo è un po' una balordata comunque. È un po' una balordata qui, ragazzi. Vedete perché bisogna livellare? Ora questo è di livello 30, però mi sta mettendo comunque un po' in difficoltà. Un po' in difficoltà mi ci ha messo, ragazzi. Cioè, ho subito più danni da questo che da quel boss lì che era comunque di livello 30. Comunque siamo riusciti nell'impresa, quindi va bene così. Uellala! Qui credo che questi oggetti che ho ottenuto fanno la sua sporca figura, Credo che fanno la sua sporca figura, ragazzi. Allora, no, innanzitutto devo... Equipaggerò più avanti, ragazzi, con calma. Le pozioni, tanto posso tranquillamente riacquistarle. Ora torniamo lì al villaggio per prendere la nostra ricompensa, spero. Spero che ci sarà una ricompensa, visto che comunque ho salvato i suoi uomini. Li ho aiutati, spero che... Ah, qui ce n'è un altro da fare, qui sopra di... Poi non lo faremo adesso, magari lo farò in separata sede e così via, vai. Facciamo il giro lungo, credo che la strada sia questa. Se ricordo bene, la strada giusta è questa. Ecco, facciamo qualche saltello magari. Sì, la strada è qui, ragazzi, è qui. Perfetto. Andiamo. E il gioco veramente mette quella voglia di giocare senza soste, cioè. Allora, no, bisogna andare di qua. Questo qui di che livello è, ragazzi? No, giusto così per vedere, Livello 31, va, per il momento è meglio di no. Lo affronterò più avanti. Se mi ritroverò da queste parti, ragazzi. Ma mi ci ritroverò sicuramente, senza problemi. Vai, entriamo qui. Torniamo qui, vediamo se almeno ci darà qualcosina oppure ci lascerà a mani vuote. Perché ci potrà lasciare anche a mani vuote? Bisogna metterlo in conto questo. Allora, vediamo un attimino. Vai, raccogliamo qui. Ma che bello. Gioco fantastico. Semplicemente fantastico, ragazzi. Ah, ecco, una bella nave, grazie.
Ecco, mancano i materiali. ありがとうございますじゃ。 Ok, dobbiamo tornare giustamente un po' dietro, però useremo tranquillamente il teletrasporto. Sì, sì, vediamo un attimino. Ok, perfetto, stavo andando bene, però nel dubbio ho dato una controllatina, va bene? Ok, nel dubbio una controllatina non fa male. Allora, vediamo un attimino, tanto qui useremo il teletrasporto senza tanti problemi, veramente senza tanti problemi, ragazzi, anche perché siamo un po' distanti, come si può ben vedere, siamo distanti, vai. Andiamo che adesso mi diverto, mi diverto io, ma vi divertite anche voi, quindi non è che sono l'unico a divertirsi qui, eh. Allora, vediamo un attimino. Cosa devo fare ora? Cosa innanzitutto qui? No, vabbè. Forse avevo già ripristinato tutto, ma non ricordo, va bene. Eccolo qui, vai. Eccolo qui. Ah, ottimo, non so cosa me ne farò, ma vedremo. Ecco, andiamo subito alla foresta, è certo. Non salverò i progressi perché qui abbiamo un altro po' da fare, ragazzi, nel gameplay, eh? Andremo avanti un altro po', vediamo. Allora, usciamo dal villaggio, così posso usare il mio teletrasporto, ok? Così userò il mio teletrasporto, ragazzi, ok. Ok, allora, sì, bisogna andare qui nella foresta, vai. Andiamo, è veramente fantastico, ragazzi, questo titolo, veramente fantastico, cioè mette una voglia di giocare veramente ad alti livelli, cioè non so a voi, ma a me piace tantissimo. Allora, si sente il mio entusiasmo, no? Allora, qui addirittura c'è anche una missione secondaria, qualcuno da reclutare, vediamo un attimino. Andiamo avanti prima, così recluto questo qui della missione principale, cioè secondaria, e poi andiamo avanti, dai. Sono al livello 43, ma io voglio livellare ancora, eh sì. Voglio livellare ancora, ragazzi. Ecco qui, vittoria, giustamente, ma non avevo dubbi al riguardo. Ecco qui, sarà qui. Eccoci qui, vai. Perfetto, io leggo tutto. Mm.
Perfetto, mi dirigerò subito lì, fantastico. Missione secondaria, richiede un livello 21, vediamo un attimino. Ok, perfetto, ok. No, non attiverò adesso la missione. Faremo però... allora, vediamo un attimino, Vediamo un attimino qui, ho una cosa da vedere. Ho una cosetta da vedere, ragazzi. Magari devo andare qui. Forse sì, forse no, chi lo sa. Ma qui è la missione principale, attenzione. Sì, è qui che devo far sparire. Eh sì. Vai, usate la pozione perché io voglio passare. Devo passare. Non è che voglio. Voglio, ma devo anche. Perfetto. Perfetto. E forse ci siamo. Forse. Vediamo un attimo. E infatti qui si apre, compare una zona dove non si poteva andare prima. Ed è una cosa che a me piace molto, scoprire nuove zone. Ecco. Andiamo da questa parte, sì sì sì. Ok, e ora ci dirigeremo dove forse sarà quel mostro da abbattere, perché comunque ci viene chiesto questo, quindi vai, combattiamo. Sì, ma guardate che bello qui, ragazzi, di livello 29, ma non mi spaventi perché io sono più alto di livello. Gioco superbo, superbo. Abbiamo vinto. Battaglia conclusa? Eh no, sì. E invece battaglia conclusa, ragazzi. Allora, ora qui. Ah, ecco. Bisogna anche salire per proseguire avanti. Non è che è semplice qui, non è che è semplice. Non è semplice semplice, ragazzi, e no. Io vado comunque ancora avanti. Qui c'è... ce n'è da fare per arrivare qui, Eh sì, ce n'è ancora da fare. Io credevo che ero arrivato già, vabbè. E invece mi sono sbagliato. Allora, vediamo un attimino, La strada porta qui. Sì, facciamo questo giro, va, vediamo un attimino. Facciamo questo giro di perlustrazione qui. Anche perché a me piace combattere, quindi livello veramente con gusto, ecco, livello con molto gusto. Livello con molto molto gusto, ragazzi, eh sì. Ma guardate un po' questo, ma guardate un po' questo. Vai, giustamente vittoria. Ora andiamo qui? Ma sì che andiamo qui. Andiamo qui, ma poi... vabbè. Forziere. Ragazzi, sono il mago dei forzieri, inutile negarlo. Inutile negarlo. Ho il fiuto per i forzieri. Ho proprio il fiuto, ragazzi, eh sì. Ho il fiuto per i forzieri, guardate un po'. Ecco perché bisogna livellare, perché poi non sappiamo chi possiamo trovare sulla nostra strada. Arrivano le boss fight così. Beh. Ma che bello. Perché scappi? Dai che non ti faccio nulla. Voglio solo vincere la battaglia. Non è che... non aver paura, dai. Non aver paura. Perfetto, vittoria anche qui. E adesso si va da questa parte. Altro forziere. E mi sembra anche giusto. Ok, credo che quest'arma
va subito equipaggiata a chi so io. Ecco qui, volete vedere? E infatti, vabbè, tanto era, sì, non proprio uguale, a qualcosina in più, però vabbè. Ora possiamo proseguire, vai. Ora possiamo proseguire, ragazzi, ma direi proprio di sì. Direi proprio di sì. Che giocone, che giocone. Vediamo un po'. Sì, ora siamo nel punto giusto quasi, eh. Siamo quasi nel punto giusto, ragazzi. Siamo quasi nel punto giusto. Ma quasi, eh. Non è proprio il punto giusto qui, però vabbè. Allora, ma qui com'è? La strada resterà chiusa oppure farà tutto il giro? Vediamo. No, fa un po' tutto il giro, però poi è chiusa, ecco. Però non c'è un forziere, perché mi fai così? Perché non c'è un forziere? Vabbè, non c'è un forziere qui, ragazzi. Purtroppo non c'è un forziere. E dico purtroppo. Ma guardate qui che bello. Fantastico, fantastico. Questi funghetti cosa fanno? Cosa fanno questi funghetti? Lì ci sono anche due piccole casse qui da ottenere. Eccoci qui, perfetto. E siamo arrivati, però devo vedere un attimino una cosa, eh. Sì, vabbè, poi lì si può andare tranquillamente ancora a girare la zona, ma ci andrò in separata sede magari. Sì. Perché ora bisogna andare qui, ragazzi. Bisogna proseguire qui. Eccoci qui, vai. Velocrescita, via. Anche questo gameplay ci riserva emozioni, eh. Vedo che è un gameplay molto ben corposo anche questo. Vabbè, come dal solito, fa il vostro Diablotex. Ok, vai. Ragazzi, allora, qui si concluderà il gameplay, però poi nel prossimo andremo a vedere cosa ci aspetta più avanti, eh. Ci sarà sicuramente una boss fight, io sono convinto di questo, quindi restate sintonizzati perché nel prossimo gameplay ci sarà la boss fight. A questo punto io vi ricordo sempre che se vi fa piacere lasciate un like qui sul gameplay, continuate a seguirmi, se vi fa piacere continuate ad iscrivervi sul mio canale perché veramente ci divertiremo. Il vostro Diablotex come sempre vi ringrazio a tutti, vi mando un abbraccione, ciao a tutti ragazzacci e ragazzacce, alla prossima e vai che si continua su Ni no Kuni 2 senza intoppi, ciao. Get the move!